Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento di Storie in diretta qui dalla Biblioteca Comunale Casabondi di Castenaso. Anche stasera dovremmo essere in compagnia del fantastico Stefano Antonini, ma vi devo dire la verità, stasera siamo un po' preoccupate perché l'abbiamo aspettato ma non l'abbiamo visto arrivare. Sapete, Stefano arriva da un paese dove c'è veramente tanta neve e speriamo davvero che sia riuscito ad arrivare fin qui a Castenaro. Letizia! Oh, lo sento! Letizia! Stefano! Ce l'ho fatta! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, che freddo! Uè, ciao! Ben ritrovati! E ben ritrovate! Allora, no, scusatemi, ma io per arrivare alla biblioteca Casabondi di Castenaso ho dovuto scavalcare la neve, fare un buco scavando gallerie in mezzo alla neve e finalmente sono qui insieme a voi. E sono molto contento perché questa sera parleremo delle storie scaldacuore. Quelle storie che proprio in giornate come queste, dove fuori c'è freddo, non si può andare in cortile, non si può giocare da nessuna parte fuori perché la mamma sgrida, il nonno sgrida, la zia sgrida, insomma sgridano tutti, e allora bisogna trovare il modo per scaldare il cuore e una storia questo lo può fare. Ehi. L'avete portata la chiave del mondo della fantasia? No, perché alcuni di voi sono già pratici, ma bisogna che io ai nuovi dica che cosa devono fare. Allora, prima cosa da fare, prendere la nostra chiave del mondo di fantasia, che sappiamo tutti è da qualche parte perché la teniamo nascosta e soprattutto è invisibile a tutti gli altri. La vediamo solo noi. Lo so, voi sapete benissimo dove io la tengo. E infatti anche stasera la tengo in una scarpa. E seconda cosa da fare, inserire la chiave del mondo di fantasia e aprire il nostro mondo di fantasia. Quello che ci permetterà questa sera di stare insieme, giocare insieme, ma soprattutto scoprire le storie scaldacuore. Scaldacuore, ma anche scaldatastiera. Come sapete, la prima cosa da fare è scoprire uno, se ci siete, quanti siete e dove siete. Quindi prendete la vostra chiave del mondo di fantasia e leggete cosa c'è scritto sopra. Per chi ancora non lo sa, sulla chiave del mondo di fantasia c'è scritto il posto dove siete in questo momento. Infatti, sulla mia c'è scritto Castenaso. E sulla vostra? Perché non siete tutti a Castenaso. No. Quindi, scaldate la tastiera e dite ai vostri genitori, o se sapete già scrivere, scrivetelo voi, il posto da dove ci state ascoltando. Perché diventerà così un mondo di fantasia sempre, sempre più grande. Ah, voi non la vedete, adesso non la vedete, ma io ho di fronte a me Cecilia. Cecilia riesce a leggere tutte le cose che scrivete. E se a un certo punto Cecilia mi dice, no, guarda Stefano, mi dispiace, ma non c'è più nessuno, io mi fermo e le storie scompaiono. La seconda cosa da fare, dopo che avete scaldato la tastiera e scritto... Oh, ho dimenticato le città. Forse qualcuno viene da Rigonzola. Qualcun altro da Parapanzola.
Non lo so, spero che Cecilia riesca a dirmi sì, ok, sì, ci sono. Nel frattempo... Allora, Stefano, vedo qualcuno da Torino, qualcuno da Castello d'Argile, sì, qualcuno da Castenaso, Castel sul naso, esatto, Castel sul naso, poi adesso come vedete abbiamo anche un piccolo problema di spam, ma voi non vi preoccupate. Oh, c'è qualcuno di quelli antipatici che si intruffano, esatto, e dicono le cose che non devono dire? Sì, ma noi ce ne freghiamo, ci siamo io e Letizia qua, non vi preoccupate. Fantastico, mi succede anche in classe a volte. Ok. Che io racconto e poi improvvisamente entra qualcuno che non c'entra proprio niente e mi devo fermare. Allora, lo prendo, lo metto fuori dalla porta, che deve essere un po' quello che sta facendo Cecilia in questo momento. Esatto. E una volta che è uscito si può partire con le nostre storie. No, che non si può partire, no. E sapete perché non si può partire? Perché io ho qui il librone, ma il librone, come sapete bene, non si può aprire finché voi non mi dite la pagina che volete che io apra. Sì, guarda, c'è pagina, pagina 10, wow. Questo sarebbe bello, ma vediamo un po'. Se volete la prima storia scalda a cuore, dopo che avete scritto da dove ci state ascoltando, come tutte le volte, dovete scrivere il numero della pagina che volete che io apra. Wow, bello! Tanto continuano a scrivere da dove vengono, da Rimini... Anche da Rimini! Sì. C'è ancora il mare a Rimini? Pare di sì. No, tu Cecilia non lo sai. Io non lo so, hai ragione. Che non ci sia il mare. Che sia sparito. Non dimenticatevi che siamo nel mondo di fantasia. Può succedere veramente di tutto. Così come a Torino io so... Ah, lì sì, c'è il mare a Torino. Sì. Il mare di Torino. Il famosissimo mare di Torino. Esatto. Ho un'amica a Torino che si chiama Anita e lei mi dice sempre che a Torino c'è il mare. Ma deve essere un po' male. Però è simpaticissima. Dunque, allora. Ok, abbiamo dei numeri di pagina. Vai, Ceci. Elisa ti mette un po' in crisi. Oh, 14.650. 14.000 hai detto? 650. 49, si ferma a 49. Ok. No, Elisa, mi dispiace, si ferma a 14.549. Non c'è il 50. Vediamo se c'è qualcun altro. Allora, Giacomo. Ciao Giacomo. Dice pagina 22. Pagina 22. Allora, a pagina 22 c'è solo un disegno, niente, no, dobbiamo trovare... Grazie Giacomo però, ma niente da fare, qui c'è solo un disegno, non posso raccontare una storia dove c'è solo un disegno. Proviamo col terzo tentativo. Terzo tentativo, allora, Sara da Gerenzano dice pagina 9. Ciao Sara! Pagina, no, però 9... Devo andare un pochino più di qua. Ceci. Dimmi. 9 è prima o dopo il 7? Allora, fammici pensare un attimo. 9 dopo. Dopo il 7? Allora, 7 dopo il 7, certo. 9! 0. No, ragazzi, ma questa è una storia bellissima. Allora, siete pronti? Ricordatevi, io inizierò la storia. Voi dovete ascoltarla molto bene, perché alla fine della storia vi farò alcune domande. Se riuscirete a rispondere alle domande, allora potrò raccontare le storie che vengono dopo. Ma se non riuscirete a rispondere alle domande, purtroppo
Le nostre storie stasera si devono fermare qua. Questa storia. La storia di pagina 9 è una storia che mi ha raccontato un bambino che si chiama Carlo. Carlo era un bambino, perché poi è diventato sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e adesso è un grande e famoso scienziato. Allora aprite bene le orecchie, perché il primo segreto viene proprio dalla prima storia. Se siete dei bambini o delle bambine molto curiosi, allora siete proprio come Carlo lo scienziato, perché lui ha iniziato da piccolino e tutte le cose che vedeva, che scopriva, aveva sempre la stessa domanda. Ma perché? Cioè, se vedeva passare una macchina, ma perché si muove? Se alzava il naso verso il cielo, ma perché ci sono le nuvole? Ma di che cosa sono fatte le nuvole? Panna? Eh sì, in certi giorni sembravano proprio nuvole panna, ma in altri giorni sembravano fatte come quando scarabocchi sul quaderno e la maestra ti sgrida. Beh, Carlo da piccolino aveva ascoltato una storia, e questa storia inizia così. Tanto, ma non troppo tempo fa, il signor Inverno era molto, molto contento. E sapete perché? Perché aveva scoperto che i bambini e le bambine amavano tantissimo la natura. E il signor Inverno, che invece era un signore un po' anziano, un po' burbero, ma con un cuore molto, molto buono, aveva una caratteristica. Quando vedeva che un bambino o una bambina annaffiava una pianta o accarezzava un albero, improvvisamente il cuore del signor Inverno iniziava a battere sempre più veloce, e dai suoi grandi occhioni scendevano fiocchi bianchi, dalle sue mani scendevano fiocchi bianchi, ma anche dai suoi enormi piedoni scendevano fiocchi bianchi. E non vi dico quello che succedeva nei paesi e nelle città quando iniziava a nevicare. I bambini e le bambine erano super felici. Sì, va bene, ok, lo so. Gli adulti non sempre. I genitori iniziavano a brontolare dicendo: non so come vado a lavorare, ma insomma questa neve. Poi uscivano di casa e improvvisamente vedevano i bambini e le bambine che avevano un enorme sorriso, che giocavano e si tiravano le palle di neve, e a quel punto anche gli adulti ritrovavano il sorriso. La neve era una cosa meravigliosa. Ma successe una cosa. Un giorno il signor Inverno diventò sempre più silenzioso, fece le valigie e si chiuse nella sua casa in Norvegia. Non voleva più avere a che fare con nessuno. E voi direte:
Vabbè, forse si voleva riposare. No, no. Era proprio molto, molto arrabbiato. Ma questa cosa non fu un problema piccolo. Anche perché la prima che se ne accorse fu proprio Primavera. Avete presente la signorina Primavera, no? Allora, la signorina Primavera è una signorina tutta precisina, è un tipetto niente male, che veste sempre molto colorato e che quel giorno, era molto, molto, molto stizzita. Ma cos'è sta storia? Cos'è sta storia che inverno si è andata a chiudere là? Là in Norvegia? Ma che scherziamo? Cioè, noi ci siamo divisi un anno intero, 3 mesi li fai tu, 3 mesi li faccio io, 3 mesi li fa autunno, 3 mesi li fa estate. E lei cosa fa? Prende e si chiude là nella sua casa in Norvegia. No, 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 non ci siamo proprio capiti, è così. La signorina Primavera, infuriata, aveva preso la sua borsetta, chiuso la porta di casa e si era incamminata fino in Norvegia. Convinta che se inverno non avesse aperto la porta di casa, l'avrebbe tirata giù lei. Questo per dire il caratterino di Primavera. Cammina che ti cammina, era riuscita ad arrivare fino alla casa d'inverno, aveva suonato il campanello, l'inglò, adesso mi sente, adesso mi sente. Guarda che se non apre su, adesso ma la porta si era aperta. Inverno l'aveva fatta accomodare, le aveva offerto un tè caldo e le aveva chiesto come mai aveva fatto tutta quella strada. E la signorina Primavera. Allora non ci siamo capiti. Ci eravamo divisi i mesi dell'anno. Cos'è sta storia che stai qua e non lavori più? Ma lo sai che se tu non lavori devo lavorare io? Cioè, no, non c'è più la neve, no, no, non c'è più il freddo di prima e esci solo quando pare a te. Ma ti sei bevuto il cervello! Primavera era veramente molto, molto arrabbiata. Ma più era arrabbiata Primavera, più era calmo inverno. Allora, Primavera, ti sei accorta che il cielo non è più azzurro come prima? Ti sei accorta che il mare non è più limpido come prima? Ti sei chiesta il perché? Ecco, no, non ci avevo pensato, sì, cioè, è vero, non è che... Non è un problema piccolo. Gli uomini hanno iniziato a sporcare il cielo, hanno iniziato a sporcare il mare. E secondo te questa cosa a me fa piacere o mi fa molto arrabbiare? Ecco. Sì, lo capisco, ti farà arrabbiare. Effettivamente, Primavera ci stava pensando. Il cielo non era più azzurro come una volta e c'era il fumo delle ciminiere, delle industrie. L'acqua del mare era piena di plastica, non aveva più la trasparenza, il colore blu che tanto piaceva alle stagioni. E così Primavera si stava preoccupando, aveva ringraziato Inverno, aveva detto sì, va bene, hai ragione, comunque le cose così non possono andare avanti e quindi bisogna trovare una soluzione. La soluzione, aveva detto Inverno, la devono capire gli uomini. Non li vedi? Vanno continuamente di fretta. Corrono di qua, corrono di là. E perché cosa? Perché vogliono sempre più soldi. Sempre più soldi. Vogliono arricchirsi. Allora corrono loro. Sto fermo io. Corrono loro, sto fermo io.
Va bene, inverno. Vedo quello che posso fare. Primavera aveva ringraziato del tè, poi aveva iniziato a correre ed era andata subito a chiedere aiuto alla stagione a lei più vicina. Qual è la stagione più vicina alla primavera? Come non lo sapete? Ragazzi, se non sapete qual è la stagione più vicina alla primavera, io non posso andare avanti con la storia. C'è qualcuno di voi che sa qual è la stagione proprio subito dopo la primavera? No. Vi devo dare un aiutino? È la stagione che inizia con la lettera... quella degli elefanti. Cecilia, sai per caso se qualcuno sa qual è la stagione dopo la primavera? Sì, molta gente ti devo dire che sa qual è la stagione dopo la primavera. Oh, meno male, qual è? Alessia dalla Puglia dice autunno. Oh, 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 oh. Però forse... No, Alessia, non è autunno dopo la primavera, ha ragione inverno, che stiamo perdendo la ciribiricoccola. Flavia, invece, dice estate. Flavia, hai salvato la nostra storia, proprio così. Primavera aveva fatto una super corsa da estate, aveva appoggiato la mano alla maniglia della casa di estate... Oh! Si brucia! Mamma mia! Estate era molto, molto malata. Aveva un febbrone. E a casa sua veramente tutto faceva caldo, troppo caldo. Così primavera era corsa alla stagione subito dopo l'estate. Dal signor... Chi c'è dopo l'estate? Dal signor... Non sapete chi c'è dopo l'estate, eppure l'avete detto prima. Esatto, esatto, proprio lui. Ah, dalla Puglia l'avete scoperto. Autunno. Così primavera era andata da autunno, aveva spiegato la situazione e autunno aveva risposto: guarda, guarda primavera, che io ci ho provato a curare il febbrone di estate. E così l'unica cosa che potevo fare era quella di buttare acqua sulla sua casa, in modo che si abbassasse il suo febbrone, solo che poi l'acqua dalla casa era finita nei fiumi. I fiumi non riuscivano più. Si erano ingrossati, ingrossati, ingrossati finché l'acqua era finita in mezzo ai campi e dai campi nei paesi e tutte le case degli uomini si erano allagate. Quindi autunno aveva detto: primavera, qui il problema non è piccolo. O scriviamo una lettera agli uomini, oppure prendiamo e facciamo la stessa cosa d'inverno. Ce ne andiamo, perché gli uomini devono capire quello che stanno combinando. E così, primavera, autunno ed estate si erano messi intorno a un tavolo e avevano scritto una lettera per tutti gli uomini. Appunto spiegando che se continuavano a correre, correre, correre e continuavano a inquinare, 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 prima o poi loro se ne sarebbero andati. Dopo aver scritto la lettera, primavera aveva deciso. Se io ho deciso, visto che è la soluzione, la deve prendere e qualcuno in alto, io la lettera la spedisco a tutti i capi dello Stato. E così la lettera
era partita ed era arrivata a tutti i capi dello Stato. Sapete cosa avevano fatto i capi dello Stato? Lo volete sapere? I capi dello Stato avevano letto la lettera, avevano constatato che era vero, che il cielo era scuro, l'acqua era sporca, ma avevano anche detto: quindi è colpa tua. No, è colpa tua. No, è colpa tua. No, è colpa... Insomma, avevano iniziato a litigare e... Beh, quando i capi dello Stato litigano, scoppia una guerra. Ed era scoppiata una guerra. E Primavera aveva detto: no, ragazzi, gli uomini non riescono a ragionare. Ce ne andiamo. Ma lì era stata Estate che aveva detto: aspetta, tu hai spedito la lettera solo ai capi dello Stato. Prova con gli uomini. E così avevano preparato tante altre lettere e le avevano spedite a tutti gli uomini del mondo. Quando gli uomini le avevano ricevute, alcuni avevano preso la lettera, avevano pensato fosse pubblicità e l'avevano buttata via. Altri avevano preso la lettera, ma stava iniziando il loro programma alla TV preferito, e l'avevano buttata via. Altri ancora: lettera? Posta? No, no, sono a computer, ditemi, mandino un'email. Estate si era molto arrabbiata. Ancora una volta, gli uomini non avevano ascoltato le stagioni. Sì, Primavera aveva già preparato le valigie. Estate era già sulla porta. Autunno le aveva fermate e aveva detto: facciamo un ultimo tentativo. La lettera la spediamo a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Io, lo sapete, ho dei bellissimi colori, mi piace disegnare, quindi per i bambini e le bambine che non sanno leggere farò un disegno, un fumetto. Sono convinto che qualcosa capiterà. E così tutte le lettere per i bambini e le bambine del mondo erano state spedite. Adesso io lo so che cosa state pensando. Se io, che sono una bambina o un bambino, ricevo una lettera o un fumetto disegnato da autunno, la butto via o la leggo? Tutti i bambini e tutte le bambine del mondo erano rimasti incantati di fronte alla lettera e si erano messi d'accordo. Avevano interrotto tutti i giochi. In Australia stavano giocando tutti a 1, 2, 3 stella. Bloccati! Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. In Germania stavano giocando tutti, ma proprio tutti, a nascondino, bloccati. Ragazzi, guardate un po' qui, dobbiamo fare qualcosa. In Italia, in Italia stavano giocando a strega comanda colori, bloccati. Dobbiamo fare qualcosa. E così tutti i bambini e tutte le bambine presero ognuno un semino di un albero. E dissero: dobbiamo piantare tutti un albero, la terra respirerà di più. E così tutti seminarono un albero. I più grandicelli invece presero una decisione: adesso ci pensiamo noi. E iniziarono a scrivere una lettera per tutte le industrie e le fabbriche, dicendo che se tutto il mondo
li avesse visti ancora buttare fumi neri fuori dalle ciminiere, loro non avrebbero comprato più niente, sia che si trattasse di automobili, sia che si trattasse di elettrodomestici, sia che si trattasse di... Sì, ebbene sì. Arrivarono a dire anche se sono videogames, se non rispettano la natura, noi non li compreremo più. Oh, non ci crederete, ma questa volta funzionò. Iniziarono a crescere degli alberi bellissimi. Il cielo tornò azzurro e nell'acqua del mare si potevano vedere i pesci. Beh, è chiaro, autunno, estate, primavera erano super contenti. E inverno? Inverno aveva spiato e ascoltato tutto quello che avevano detto i bambini e le bambine. Ed era successa quella cosa che gli succedeva sempre quando un bambino aveva un'idea più grande di quella di un grande. E dai suoi occhi erano iniziati a scendere i grandi fiocchi bianchi. Dalle sue mani, grandi fiocchi bianchi. E dai suoi piedoni, sì, proprio anche dai suoi piedoni, grandi fiocchi bianchi che erano caduti tutti sulle case degli uomini. Era notte e la neve aveva cullato i pensieri e i sogni degli uomini, proprio come fa coi chicchi di grano sotto la terra. Il giorno dopo, potete immaginare quello che successe il giorno dopo. I bambini aprirono la finestra e iniziarono a urlare "Evviva! Nevica!" E gli adulti, questa volta gli adulti avevano tirato fuori il loro sorriso più grande. E adulti e bambini in tutto il mondo avevano deciso che quel giorno avrebbero costruito un grandissimo pupazzo di neve. Sotto a questo pupazzo di neve, tutti, in tutte le lingue, avevano messo un cartello. Volete sapere che cosa c'era scritto sul cartello? Sul cartello c'era scritto: in ricordo di tutti i cuori che non si sciolgono mai. E non ci crederete, ma quel pupazzo di neve è ancora lì dove l'hanno costruito insieme. E questa è la storia che mi ha raccontato il mio amico scienziato Carlo. E lui, ovviamente, proprio nel momento in cui aveva scritto questa storia, aveva scoperto di essere stato talmente tanto bravo che poteva finalmente definirsi uno scienziato. Aveva scoperto che cosa stiamo sbagliando noi quando non rispettiamo la natura. Bene, e allora è arrivato il momento di farvi alcune domande. Se volete scoprire la prima parte della nostra filastrocca, della prima storia scalda a cuore, allora la prima domanda è: dov'è la casa del signor Inverno? Sono proprio curioso di vedere se qualcuno se lo ricorda.
Cecilia, guarda bene se qualcuno si ricorda dov'è la casa del signor Inverno. Anita, subito! Anche Graziella insieme dicono dalla Norvegia! Bravissime! Ma io lo sapevo, a Torino hanno tantissima neve e quindi loro sanno dove abita Inverno. Mamma, molto brava anche Graziella. Vediamo allora se sapete rispondere alla seconda domanda. La seconda domanda è... Che cosa aveva offerto il signor Inverno a Primavera quando l'era andata a trovare? Ah, questo non lo sapete. Gli aveva offerto una torta? Gli aveva offerto un bicchiere d'aranciata? Giorgio dice tè. Oh, Giorgio, ma sei bravissimo! Esatto! Una tazza di tè caldo. E allora avete l'ultima domanda prima che io giri la pagina e scopra la prima parte della filastrocca. E l'ultima domanda è difficilissima. La notte che venne a nevicare sui pensieri e i sogni degli uomini, Inverno pensò che era proprio come quando faceva nevicare e un semino di qualcosa era molto contento, perché sentiva su di sé una coperta che lo proteggeva. Che piantina e che semino è molto contento quando viene a nevicare e può dormire sotto la terra? Allora, Valentina dice albero, invece Jarno, Monica, Mattia, Vittoria, Maria, tutti insieme dicono grano. Bravissimi, è proprio lui! Il chicco di grano non vede l'ora che nevichi, esattamente come tutti i bambini e le bambine. Perché? Perché la neve è soffice, è morbida e fa venire un sacco di bei pensieri. Bene, allora è arrivato il momento di scoprire la prima parte della nostra filastrocca. Cecilia, mi dici una pagina? Sì, aspettiamo qualche commento. Sì. Intanto, Stefano, ti volevo dire che sì. Brian e Nicolò chiedono se li puoi salutare. Brian e Nicolò? Ma sì, ma io... Allora, dunque, se li devo salutare tutti, uno per uno, allora stiamo qua almeno fino a domani l'altro mattina. Però, quando dico ciao, tenete presente che vi sto salutando proprio tutti. Nicolò! Brian! Non l'ho fatto, ho salutato tutti. Ma nel frattempo, dimmi un po', qual è la pagina giusta? Ok, allora, Graziella per prima ha detto, vediamo, pagina 53. Figurati se Graziella non diceva pagina 53. Va bene, andiamo a vedere. 52, 50, 46... Dov'è pagina 53? Cioè, qual è il numero prima di 53? Cecilia, mi aiuti? Il numero prima di 53? Cioè, io adesso sono a pagina 50. Devo andare avanti o indietro? Devi andare indietro. No, avanti. Avanti indietro. Avanti indietro. Allora, io mi fido... come mi fidavo l'altra volta, ci deve essere Anita lì da qualche parte. Anita è sicuramente in compagnia di qualcuno, avanti o indietro? Perché Cecilia dice avanti, ma io non sono sicuro. Adesso vado indietro. No. Sveva dice indietro. Allora, se io sono a pagina 50,
e devo andare a pagina 53, Sveva dice indietro. 48. Stefi dice avanti. Ah, allora vedi, vedi. 51, 52, 53. Brava! Occhio che è arrivato il momento di imparare la prima parte della nostra filastrocca. E questa volta la nostra filastrocca dice... Ah, 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 attenzione, non si può fare questa volta la filastrocca se non fate le facce. Quindi, esercitatevi subito a fare una faccia. Una faccia che ci serve è quella arrabbiata. Fate la faccia arrabbiata? No, non solo con me, la dovete fare anche con i vostri genitori, l'uno con l'altro. Ok? Ok, bene. E poi, dopo la faccia arrabbiata, ci vuole la faccia quella buona, quella dolce. Quella di quando qualcuno vi chiede qualcosa, sì, va bene, te la presto. Ce l'avete quella faccia? Fatela. Ok, ora, con la prima faccia, quella buona, quella carina, quasi tutto ti posso prestare. Ok? Rifacciamo insieme con la faccia buona. Quasi tutto ti posso prestare. Poi faccia arrabbiata. Ma la libertà non mi devi rubare. Ok? Di nuovo, quasi tutto ti posso prestare, ma la libertà non mi devi rubare. Ok? Se volete sapere come va avanti questa filastrocca, allora ascoltate bene quello che è successo al re di questo paese. Stiamo per entrare nella seconda storia di questa sera. C'era, tanto tempo fa, un grande castello sulla cima di una montagna. In questo castello viveva un re, e il re aveva veramente di tutto nel suo castello. Provate a dire che cosa si può avere in un castello. Un pianoforte? Bravi, pianoforte ce l'aveva. E poi che cosa si può avere ancora in un castello? Oh, provate pure a scriverlo, vediamo se indovinate. Una televisione? Ma magari ne avesse avuta solo una. Ne aveva almeno 5 in tutte le stanze. E poi che cosa ancora poteva esserci in questo castello? Poteva esserci una cucina. Ma dai, una cucina. Certo che c'era la cucina. Questo re aveva veramente di tutto. E sotto al castello c'era una stradina che portava a un piccolo paese. E in questo paese c'era un... Come si chiama quelli che vendono le cose nei negozi? Si chiamano... No, spazzini, ragazzi! No, non era uno spazzino! Si chiamano... Sì, negozianti, esatto, c'era un negoziante che aveva un piccolo negozietto con proprio tutto, 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 tutto. E un giorno il re scese dal castello a cavallo, si fermò di fronte al negozietto e controllò che tutto quello che c'era fuori dal negozio ce l'avesse anche lui. Libri? Libri ce li ho. Sì, la PlayStation ce l'ho. Poi bambole, quante... Poi a un certo punto però iniziò a sentire un suono dolcissimo.
Ehi, 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 ehi. Scusa, negoziante. Che cos'è questo suono? È un suono come un... E così il negoziante, che era un po' intimorito dal re, aveva detto: è un... il mio usignolo. Un usignolo? Un usignolo che canta così bene. L'usignolo ce l'ho o non ce l'ho? Ce l'ho. Il re si accorse che non aveva l'usignolo. Negoziante, voglio vedere quell'usignolo. E il negoziante portò fuori una gabbia e dentro c'era questo usignolo che cantava benissimo. Negoziante, io voglio il tuo usignolo e sono disposto a pagarlo tantissimo, almeno 3 sacchi di monete d'oro. Oh mamma, il negoziante a quel punto non sapeva che cosa fare. Cosa faccio? Lo vendo il mio usignolo o non lo vendo? Lo vendo o non lo vendo? Lo vendo o non lo vendo? E secondo voi, il negoziante l'aveva venduto al re oppure no? In fondo era il suo usignolo, quello che gli trasmetteva allegria, quello che, quando il negoziante era da solo, bastava ascoltare il canto ed era subito felice. Voi l'avreste venduto un usignolo così? Beh, il negoziante iniziò a pensare: sì, però con 3 sacchi di monete d'oro posso fare tante cose, posso prendere un negozio più grande. Se prendo un negozio più grande avrò più cose da vendere e diventerò più ricco e... va bene, sire, ecco l'usignolo. E così l'usignolo andò a vivere nel castello del re. Un giorno il re prese una decisione. Prenderò una nave e andrò dall'altra parte del mondo. L'usignolo aveva sentito la voce del re. Prenderò una nave e andrò dall'altra parte del mondo. Così aveva chiamato il re e aveva detto: re, se tu vai dall'altra parte del mondo, sicuramente vai a finire nel paese dove vive mio fratello. Allora, quando arriverai, salutalo da parte mia e chiedigli se ha un messaggio per me. Va bene, aveva detto il re. Poi era partito. Una volta sceso e passato davanti al negozio del negoziante, il negoziante non aveva più la stessa faccia di prima. Sembrava più triste. Il re aveva preso la barca ed era arrivato dall'altra parte del mondo, proprio nel paese dove viveva il fratello del suo usignolo. L'aveva riconosciuto subito perché nell'albero più alto, sull'albero più alto, c'era un usignolo che cantava nello stesso modo del suo usignolo. E così il re aveva detto: ehi, ehi, scusa, io ti porto un messaggio da tuo fratello. Mi ha chiesto se tu ne hai uno per lui. E l'usignolo era sceso. Era arrivato sulla mano del re. Poi si era sdraiato come morto. Il re aveva guardato l'usignolo e aveva detto: ma come? Ma sei morto? Ma non ti volevo uccidere. E nel momento in cui aveva avvicinato la mano, l'usignolo aveva spiccato il volo. Che strano, aveva detto il re. Poi aveva fatto tutto il suo giro, la sua vacanza, e quando era tornato
Ed era tornato al castello, sì, è vero, avete ragione. Era passato proprio di fronte al negozio. Secondo voi l'aveva trovato aperto o chiuso? No, non era aperto, era proprio chiuso. Ma il re aveva continuato perché aveva un messaggio per il suo usignolo. Era arrivato a corte, aveva ovviamente chiesto del suo usignolo e quando gli avevano portato la gabbia, il re aveva detto: «Ehi, usignolo, ho conosciuto tuo fratello, ma quando gli ho chiesto se aveva un messaggio per te, ha fatto una cosa strana, cioè si è posato sulla mia mano e quando ho cercato di dirgli ma stai poco bene, ha spiccato il volo ed è scappato via». L'usignolo del re aveva guardato negli occhi il re, poi aveva fatto: da quel giorno aveva smesso di cantare. No, non solo. Aveva smesso anche di mangiare. E un giorno il re era arrivato vicino alla gabbia del suo usignolo e aveva visto che l'usignolo era sdraiato a terra nella gabbia, proprio come se fosse morto. Il re era disperato. No, è morto il mio usignolo. E così aveva aperto la gabbia, aveva preso in mano il suo usignolo e quando aveva fatto per accarezzarlo, l'usignolo era volato via. Il re l'aveva guardato e poi lì aveva capito. Furbo il fratello dell'usignolo. Gli aveva mandato un messaggio e il messaggio era: «Ehi, fratello, fingiti morto. Il re ti prenderà in mano e tu potrai ritrovare la tua libertà. E finalmente ci incontreremo di nuovo». E così, come potete immaginare, i due fratelli si incontrarono di nuovo e adesso in quel paese dove si era recato il re, in quel paese tutti gli abitanti sanno fischiare come i due usignoli. E credete forse che siano tristi? La mattina si svegliano e tutto il paese fischia. Ma tutto il paese ha capito bene che non c'è cosa più importante della libertà. E questa è la seconda storia scaldacuore. Ci stiamo per avvicinare alla fine. Quindi attenzione, perché sto per farvi la domanda che vi porterà alla seconda parte della nostra filastrocca. Vediamo se sapete indovinare. Che cosa c'era nel castello del re? Allora, Cecilia, vediamo un po' se indovinano. Quanti oggetti c'erano, quante cose c'erano nel castello del re che aveva preso la gabbia con l'usignolo? Diana dice tutto. Tutto, ma devi entrare un pochino più nello specifico perché hai visto che un usignolo così non ce l'aveva. Tutti dicono di tutto. Alessandra dice un trono. Un trono, giusto, il trono c'era. Provate a dire quello che a voi piace tantissimo. Vediamo se c'era. Rossana dice una fontana di marshmallow. Oh sì, quella era bellissima. Era vicina a una montagna... Ah no, non posso suggerire. Sì, la fontana di marshmallow c'era, ma era vicino a... Michele dice un tesoro? Certo, il tesoro era esattamente sotto il trono, perché il re aveva paura che glielo portassero via. Poi? Silvia dice che c'era tutto.
tutto tranne un usignolo. Esatto, c'era tutto tranne un usignolo e vediamo come ve la cavate con gli strumenti musicali. Secondo voi che strumenti musicali aveva il re? Ci sono tanti commenti, per ora strumenti musicali non ne vedo. Dimmi. Posate d'oro? Sì, assolutamente, c'erano le posate d'oro. Younes dice una piscina. Oh sì, c'era una piscina enorme, bellissima. Paola e Anita e Diana dicono un pianoforte. Certo che c'era il pianoforte, ed era un pianoforte a coda, ma a coda, che tu dicevi... Ehi là, fino ad arrivare alla coda. E poi? Elena dice una chitarra elettrica. Certo, sì, perché a re piaceva moltissimo il rock and roll e quindi suonava la chitarra elettrica. Patrizia dice un'arpa. Certo che c'era l'arpa. Sì, la suonava la sorella del re. Ma attenti, adesso che avete scoperto tutte le cose che c'erano nel castello del re, vi farò la domanda più difficile. Perché quando il re era passato di fronte al negozio, tornando dal suo viaggio dall'altra parte del mondo, perché il negozio era chiuso? Già. Qualcuno di voi sta proprio indovinando. Il negoziante aveva dato il suo usignolo al re in cambio del denaro, ma... Alessandra dice che il negoziante era molto, molto triste. Proprio così. Il negoziante, Alessandra... aveva preferito i soldi alla compagnia del suo usignolo, ma perdendo quella compagnia aveva perso l'allegria nel suo cuore e perdendo l'allegria non aveva più voglia di aprire il negozio. I soldi non gli interessavano più e il negozio, Alessandra, credimi, è ancora chiuso. E allora, visto che siete stati super bravi, siete arrivati a scoprire la seconda parte della nostra filastrocca, quella delle facce. Allora, vi ricordate la faccia simpatica che dice quasi tutto ti posso prestare? Poi preparate la faccia arrabbiata, ma la libertà non mi devi rubare. Ti assicuro, è una cosa preziosa. E qui preparate la faccia più sorridente che avete. Dovete tirare fuori un sorriso da 32, ma 32, 46, ma no, 58, 86 denti. Val più di ogni cosa. Devi finire questa filastrocca con un super sorriso che dovete fare ovviamente a chi avete di fianco. Occhio che la mettiamo insieme. Quasi tutto ti posso prestare, ma la libertà non mi devi rubare. Ti assicuro, è una cosa preziosa, credi a me. Vale più di ogni cosa. E siamo arrivati alla fine anche questa sera. E anche questa sera siete riusciti a scoprire le storie scaldacuore. La storia del mio amico scienziato Carlo e la storia dell'usignolo. Quella che ci ha fatto capire che non c'è cosa più bella della libertà. E perdere la libertà, non potere più fare le cose che vogliamo fare, è perdere il tesoro più importante che abbiamo,
non ci sono monete d'oro che possano ripagare la nostra libertà. E così, anche questa sera abbiamo scoperto qualcosa di molto, molto prezioso. Ma come al solito, come tutte le sere, chiudiamo chiamando qui Letizia, perché Letizia, la nostra amica bibliotecaria, nell'ascoltare le storie ha scoperto tantissimi altri libri pieni di storie scaldacuore. Speriamo non sia rimasta sotto la neve, vediamo se arriva. Letizia, ci sei? Ehi, Stefano, eccomi. Eccomi pronti. Sono allora, qui, metto subito pronti, la mascherina anch'io perché sei vicina. Eccoci qua. Allora, Letizia, allora, dici, raccontami. Intanto, Stefano, grazie mille perché le tue storie scalda cuore, veramente. Ti sono piaciute? La serata fredda, no, era proprio quello che ci voleva, guarda. Ti sentiamo proprio bene, un po' okay, sono molto grazie, contento, veramente, grazie per avercele raccontate. Allora, qui in Biblioteca Castenaso abbiamo davvero tanti libri che possono un po' scaldarci il cuore. Mm-hmm. E ne potremmo prendere qualcuno. Allora, qualcuno, guarda, intanto è già qui, dietro le nostre spalle. Allora, abbiamo questo bellissimo libro rosa, Che cos'è l'amore? Voglio sapete, bimbi, che cos'è l'amore? Allora, io vorrei fare un monumento a questo scrittore o a questa scrittrice, perché io ancora non l'ho capito. Cioè, voi, allora, se voi l'avete capito, siete a posto. Forse devo leggere il libro. Forse è meglio leggerlo tutto perché qui ci sono tante domande e tante risposte. Chiede cosa vuol dire essere innamorati, che cos'è l'amore e prova anche a dare tante risposte. Dice ma sì, ma l'amore è dolce, l'amore è tenero, l'amore è grande o è piccolo? Oh, ma guarda, vedo che ha anche dei bellissimi disegni. Io veramente vi consiglierei veramente di leggerlo e arrivare in fondo e capire, dare una risposta a tutte queste domande. Facciamo così, Letizia. Loro lo leggono e poi me lo spiegano. Ma magari facciamo così la prossima volta, vediamo se qualcuno... Io ancora anche non me, lo scoperto. Comunque, se ce lo okay, può spiegare. Contiamo sui bambini e sulle bambine. Vi interrompo un secondo, sì? Perché Sharon dice che l'amore è tutto. E su questo non potevo non leggerlo, scusate. Sharon! Ha già letto il libro, Sharon? Ma allora dillo che hai già letto il libro. Ecco perché. Grazie, Sharon, mi hai dato una bellissima informazione. Grazie. Se qualcun altro però vuole aggiungere qualcosa, perché io mi fido di Sharon, però magari qualcuno ha un'altra idea. Ma dici, un altro libro? Andiamo avanti con un altro libro, guarda. Adesso, un secondo. Cielo. In questo libro si parla di tempo, di pioggia, di freddo. Ma lo devo portare al mio amico scienziato Carlo, allora. Ed è una poesia bellissima, con delle immagini molto belle. E anche guarda, qui comincia appunto che si sta bene, che è bello, i bimbi giocano, la mamma stende il bucato, il cagnolino gioca col gattino, ma poi arrivano dei nuvoloni bianchi che piano piano diventano scuri, neri e comincia a piovere. E qui aia, consiglio veramente di leggerlo per vedere come poi andrà a finire questa storia. Capitano delle nuvole, chissà se ci sei, ma sei cresciuto. Sì, ma lui è cresciuto per finta, quindi forse c'è ancora. Capitano delle nuvole, questa è una storia bella, quasi come la tua. Eh sì. Allora, adesso guardiamo questo velocemente. Giordano del Faro. Ma Giordano è un bambino che vive in effetti vicino a un faro. Bello! Sul mare, e vive proprio sulla spiaggia, in mezzo alle conchiglie, alle alghe, sente il rumore del mare, le onde. Però è solo. E cerca veramente un amico o un'amica. La troverà alla fine. Ah, aspetta. Sharon? Ma. Sharon? Tu lo sai cos'è un'amica o un amico? Adesso vediamo, perché se lo sa vuol dire che ha letto anche questo. Ha dato una risposta così bella per me, sì, Sharon, magari sì. Lo sa. Ma secondo me non lo sa. Ma aspettiamo.
Bene, aspettiamo. Posso rimetterli lì perché non ci stanno? Così, sì, li mettiamoli a posto. No, questo lo mettiamo perché tanto Sharon non sa rispondere, non sa che cos'è un amico o un'amica. Allora, prendiamo questo intanto. La marea. Oh, anche questa è una storia molto dolce, che scalda veramente il cuore, Stefano, perché è la storia di una bimba che ha un nonno che ha bisogno di essere un po' aiutato delle volte, un nonno che è diventato un po' un bimbo come lei. E allora la bimba gioca col nonno e lo tiene sempre per mano e lo aiuta. Ed è una storia bellissima. Una che storia bella molto questa dolce. Storia. Vi consiglio veramente di leggere questo libro, anche questa con delle immagini molto belle, ambientate al mare. Ed è proprio la storia di questa bimba che in spiaggia col nonno fanno tantissime cose insieme e si divertono tantissimi. E ci si dimentica quasi chi è il bimbo e chi è il nonno. Oh, che bello! Ma è al mare di Torino o è al mare di Rimini? Ma Sharon lo saprà, dici? Sharon! Ti piace Sharon? È il mare di Torino so, o è il mare di Rimini? Non lo so. Allora, Sharon non ha risposto, lo sapevo. Però Martina dice che un'amica è una, come una sorella e Younes che un amico è un aiuto al momento del bisogno. Ma che belle queste frasi! E tutti votano mare di Rimini. Ah, no mare di Torino. Anita, se sei ancora lì, io lo so che tu sei a Torino. Dillo che c'è il mare a Torino. Uffa! E poi? Mettiamolo via? Sì. Ok. Allora, prendiamo questo. Oh, questo libricino arancione è la storia di un'amicizia. Di un'amicizia tra il cagnolino Buddy e il porcospino Spillo. No, è impossibile come amicizia. Infatti, sembrava proprio un'amicizia impossibile. Punge il porcospino. È un'amicizia impossibile, il cagnolino proprio non lo voleva. Quando è arrivato a casa il porcospino in una scatola, il cagnolino proprio non lo voleva assolutamente. Ma poi, succede qualcosa. E piano, il cagnolino si avvicina, lo guarda. E lo mangia. E no, non lo mangia, ma cominciano a parlarsi e a inventare insieme tantissimi giochi. Si divertono e alla fine della storia diventano amici. Martina, ma anche tu hai un amico o un'amica porcospino? Vediamo. Ma, chissà. Ah. Oh, vediamo. Allora, questo libro, anche qui, è la storia di un'amicizia. Un'amicizia molto strana, Stefano, perché... Ancora? Sì, ma questa è stranissima, proprio guarda, bisogna leggerlo fino alla fine per capire, perché è l'amicizia tra il topolino Amos e la balena Boris. Dai, mi piace questa cosa. Sai perché mi piace? Perché già me l'immagino che la balena lo porta dall'altra parte del mondo. Ma sì, ma perché succede che il topolino a un certo punto sta per annegare e la balena lo aiuta. Bello, lo aiuta, ma non finisce qui, perché poi a un certo punto è la balena a aver bisogno dell'aiuto del topolino. Non ci crederete, ma è proprio così. Bellissima questa cosa. Meglio leggerlo fino alla fine. Aspetta che vado a curiosare. Vado a vedere se ci sono anche dei bei disegni. Ha ragione Letizia. La balena è enorme. E il topolino è piccolo piccolo. Allora, sarà una balena che vive a Torino. Perché se a Torino c'è il mare e il topolino è di Rimini. Potrebbe essere così. Può essere. Ma scusa, e allora in Puglia cosa c'è? Perché prima abbiamo sentito che c'è qualcuno dalla Puglia. Vai a prendere subito un altro libro. Ma speriamo che se lo dicono cosa c'è in Puglia. No, secondo me è in uno di questi libri quello che c'è. Allora, vietato agli elefanti. Ecco, vedi, lo sapevo. Insomma, non ci crederete mai, c'è un club di amici degli animali che accetta tutti gli animali ma non vuole gli elefanti. Sì, vabbè, ma dai. Non è possibile. Come si fa a non volere un elefante? Quasi incredibile, non vogliono gli elefanti. E allora l'elefantino insieme al bimbo cammina, trovano su una panchina una bimba, guardate, se la troviamo.
una bimba che ha una puzzola. E non ci crederete neanche a questo, ma anche la puzzola non è accettata al club degli animali. Sì, vabbè, ma allora, cioè... E quindi cosa decidono di fare? Lasciamo un po' di suspense, vediamo. Assolutamente, sì. Voglio sapere però da loro, voglio sapere chi vorrebbe un elefantino. Cioè, Cecilia, scopri se qui c'è qualcuno che vorrebbe un elefantino. Secondo me in tanti lo vorrebbero. No, perché io lo vorrei subito. Come si fa a non accettare un elefantino? Prendiamo un altro libro, Stefano? Prendiamolo. Prendiamo l'ultimo libro che è... Sharon è tornata e dice sì. Sharon, tu vuoi un elefantino? Hai vinto una puzzola. Scherzetto. Allora, questa è una storia un po' strana come tutte le altre che abbiamo ascoltato. È la storia di Zagazoo, che è un bimbo arrivato per posta a casa. Ma i bambini possono arrivare per posta? Nel mondo della fantasia, sì. È una storia un po' strana, eh? Ah, ok. Zagazoo è piccolo, 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 guardate. E poi piano piano cresce. Ma voi direte, diventa un bimbo un po' più grande. E invece no! Cresce, cresce, cresce e diventa. Guardate un po' cosa diventa. No! Guardate un po'. Guardate cosa diventa. Ma diventa un drago! È un avvoltoio. Un avvoltoio? Ma diventa anche un drago, Stefano, eh? Ah, per forza, perché guarda lì cosa spunta. Continua a crescere, diventa un elefante. Ah, ma allora... E poi diventa, guardate, un cinghiale. E diventa un drago, ecco, fuoco. Ecco. Guarda. E anche qui lasciamo la suspense. Lasciamo la suspense. Ma... Io non so se c'è ancora Graziella. Ho sentito che prima hai detto che c'era una Graziella. Se è la Graziella che conosco io, le spediamo un bambino così per posta. Perché io so che lei sa che cosa fare. Graziella, ok? Non lo rispedire in biblioteca da noi, perché quel bambino lì è tuo, ok? Bene, Letizia, direi che ancora una volta hai trovato dei bellissimi libri. Però c'è da dire una cosa. Noi sappiamo che loro, insieme a noi, hanno deciso che ci sarà un altro appuntamento. Assolutamente, non possiamo fermarci qui a questo punto. Allora diamo a tutti appuntamento a venerdì 12 febbraio, sempre alle 20:30, sempre in diretta qui dalla biblioteca Casabondi di Castenaso, e sarà il periodo di carnevale. Quindi saranno storie di scherzi? Quindi, secondo me sì. Saranno storie che fanno ridere? Secondo me sì. Allora devo trovare il nuovo libro. Non mancate, mi raccomando, vi aspettiamo qua in diretta. E intanto ringraziamo tantissimo Stefano per essere stati con noi. Oh, ma io ringrazio Cecilia. Vieni, esatto. Cecilia, vieni. Perché senza Cecilia non saremmo mai riusciti a fare la diretta. Ciao a tutti, ci vediamo al 12. Qua. Eccola qui. Eccola qua. Ciao a tutti. E non dimenticate, se vi sono piaciute le nostre storie, di chiamare i vostri amici, perché in questa nostra biblioteca, così come le raccontiamo noi, ci stanno tutti, ma proprio tutti i bambini e le bambine. E anche tutti i genitori che scrivono insieme a loro. Mi raccomando, non perdete il sorriso e non perdete la libertà del vostro cuore. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, ciao!